Le domando che impatto ha avuto da questo incontro con la Commissione? Un ruolo difficile quello della gestione dell'ALER. Ma sicuramente molto diverso dall'area da cui provengo, che è l'area di Varese. Milano è una situazione sicuramente molto più delicata e giustamente i commissari, i membri della Commissione hanno ritenuto di iniziare a fare una serie di domande perché compatibilmente con la dimensione dell'azienda e delle criticità sono assolutamente legittime, quindi mi aspettavo assolutamente questo incontro di questo tipo. Alla fine ha avuto la sensazione che la politica abbia recepito quelle che sono le criticità. Lei è stato anche un politico, da quello che ho capito, però voglio dire, ha la percezione che la politica abbia capito quelle che sono le criticità che lei deve affrontare? Io mi auguro di sì, mi auguro che la politica, soprattutto su un tema così delicato come quello della casa, che di fatto è diventata casa sociale, fermi un attimino le bocce e vada a discutere magari di problematiche diverse, ma si compatti nel momento in cui si tratta di parlare di povera gente. Noi oggi abbiamo a che fare con un inquilinato sempre più in difficoltà, per cui le battaglie politiche è opportuno che vengano fatte, secondo me, su altri tavoli. Qui c'è veramente da dare una mano tutti insieme. Qual è la criticità più grossa che lei dopo un mese ha rilevato? Vabbè, lo stato di disagio dei nostri inquilini, la difficoltà ad arrivare a fine mese, la difficoltà a pagare gli affitti e lo stato, diciamo, manutentivo degli alloggi.